Bentrovati amici di Padre Pio TV, quest'oggi vogliamo raccontarvi la storia del gruppo di preghiera che arriva, anzi parte del gruppo di preghiera che arriva da Urbino, qui in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Bentrovati, innanzitutto un bentrovato al nostro Carlo Paci. Grazie. Che come sempre ci accompagna e porta nei nostri studi tanti devoti, tanti pellegrini. E poi doveroso innanzitutto anche salutare e ringraziare per la sua presenza qui Sua Eccellenza Monsignor Francesco Marinelli, pace e bene, grazie per la sua disponibilità. E poi abbiamo Suor Maria Caferra, ho scritto, ho appuntato tutti i cognomi, soprattutto perché spesso sbaglio con i cognomi, Suor Maria Caferra, poi abbiamo Suor Carolina, no, il cognome è meglio che non lo dico perché Suor Carolina arriva direttamente dal Messico, sì. Se può usare... Sì, dal Messico. Dal Messico, e poi abbiamo Suor Josefine. Anche lei? Messicana. Messicana. Beh, a volte quando si parte, Sua Eccellenza, si portano dietro anche le croci dei nostri fratelli, chissà quanti, prima di partire, ecco, una preghiera a Padre Pio anche per me, anche per la mia famiglia. Sì, l'ultima cosa che, l'ultima volta che ho avuto questa richiesta di preghiera a Padre Pio, è stato un signore che mi ha detto di pregare per il suo papà che lavora nella cassa dell'accoglienza, che è stato ferito e comunque sta meglio, mi ha detto adesso. Poi per quanto riguarda Padre Pio, io non ho avuto sempre attenzione per Padre Pio, poi sono stato quasi coartato ad avere attenzione a Padre Pio. L'ultimo che mi ha spinto ad avere attenzione a Padre Pio, alla sua spiritualità, è stato il mio amico Carlo. Carlo. Poi, manco farla apposta, ho due suore francescane, volontarie, dei poveri, le quali sono devotissime di Padre Pio. Tutti i libretti di Padre Pio, hanno la casa piena di Padre Pio, dei quadri di Padre Pio, e molte cose me l'hanno insegnate loro. Poi soprattutto ho avuto una discussione con Padre Pio, con Suor Carolina, perché era una studentessa all'Università Lateranense e chiese a me di fare come relatore della tesi proprio su Padre Pio. Io dissi, ma proprio Padre Pio? Allora non era così, era famoso sì, però la sua santità ancora dalla gente più comune non era vista, insomma, no? E però dopo, piano piano, insomma, a forza di leggere la tesi sua, a forza di litigare, allora Carolina, mi sono convertito. Sor Carolina. Allora, io ho avuto la fortuna di averlo come relatore, è stata un'esperienza fantastica, veramente bella. L'aver fatto la tesi sulla spiritualità nel francescanesimo, particolare riguardo in Padre Pio di Pietrelcina, mi ha fatto veramente scoprirlo come persona, come frate, come sacerdote. E è stato per me un sostegno grandissimo, perché quando sono arrivata dal Messico sono stata portata proprio qui a San Giovanni Rotondo. Avevo 15 giorni di essere arrivata dal Messico, non parlavo niente di italiano. E padre Gennaro, che adesso mi sfugge il cognome, mi ha regalato il libro di spiritualità di Padre Pio di Pietrelcina. Io non potendo comunicare ancora con gli italiani, il libro che mi ha regalato il padre era in spagnolo. Dunque Padre Pio mi ha sostenuta nei primi giorni della mia vocazione spiritualmente. E questo lo porto proprio nel cuore. Poi si è fatto presente durante tutta la mia vita di suora. Io non lo conoscevo, l'ho scoperto qui. E adesso Padre Pio per noi è un fratello che vive in casa con noi. Bello. Suor Carolina, che cosa
l'ha colpita, ecco, anche facendo questa tesi? Quello che mi ha colpito più di lui è stato, oltre la sua semplicità, perché era una persona, la sua bontà, però soprattutto è stato l'amore ardente e quel fuoco ardente che portava nel cuore, e l'amore per i fratelli, per tutta la gente. Quello mi ha colpito tanto, e ancora è una delle cose che io gli chiedo di farmelo sentire. Già lo sento un po', però voglio sentirlo ancora più forte. Mentre Suor Maria invece all'interno del gruppo si ritrova, ma che porta anche la sua esperienza. Sì, come esperienza, ecco, di fronte alla figura di Padre Pio non è che ho grandi cose da... Io sono stata invitata una volta da Carlo alla preghiera lì a Castacolo. E ci troviamo sempre zona Urbino, giusto? Sì, sempre sì, Urbino. Sì. E lì, momento di preghiera, vedere queste persone che avevano... mi ha toccato un po'. E io di Padre Pio, quando ci avrò avuto 6-7 anni, vicino a casa mia c'era una signora che immancabilmente ogni tot di giorni partiva per venire qui a San Giovanni. Venire qui. E quando tornava, lei ne parlava con un entusiasmo, ma io ero piccolina, lo vedevo qualcosa di... sembrava che avesse visto la visione, qualcosa di... E ne parlava di questo Padre Pio, e a volte mi faceva pure paura, perché Padre Pio che leggeva nel cuore della gente, diceva, dico, io non ci voglio andare, no. Ero piccola. E poi piano piano sono cresciuta, di Padre Pio ne sentivo parlare, leggevo qualche articolo, qualcosa, ma non c'era come si dice, un'attrazione specifica a Padre Pio. La mia andata in Africa, io ho lavorato con i padri cappuccini, e manco a farla apposta, c'erano anche padri... Dove era in Africa? Nella Repubblica Centroafricana, e lavoravano i padri di Genova, e i padri, perché poi hanno unificato un'unica provincia, e ci siamo ritrovati a lavorare con padri e qualche padre... Anche di questa provincia? Di questa, sì, padre Rosario, che adesso è vescovo lì a Goretti. Monsignor Rosario, per me è sempre Rosario. Sì, certo. E Donato, padre Raffaele. Raffaele... E quindi ci si è trovati, e c'è una bella amicizia con loro, e ci si è ritrovati a lavorare gomito a gomito. E lì ti trasmettevano qualcosa. A me mi hanno fatto riscoprire, anche altri padri, mi hanno fatto riscoprire la figura di San Francesco, tanto che ho chiesto di leggere un po' le fonti francescane per sentire di più. E poi io vengo dal mio paese, Celano, e sarebbe il paese di Tommaso da Celano, il primo biografo di San Francesco. Quindi nella famiglia anche qualche frate. E, come si dice, le acque convolgevano tutte a farmi riscoprire questo santo. E alla fine ho detto... Dio aveva un progetto grande su Padre Pio, un progetto d'amore, come l'ha avuto per lui, l'ha avuto anche per me. Solo che Padre Pio in pieno l'ha realizzato. Ha realizzato questo progetto d'amore. Il Signore sapeva dove voleva arrivare con lui. Dico, Signore, aiuta pure me a realizzarlo in pieno, perché io... non ho la capacità, la grandezza di Padre Pio. Però tutti e due consacrati e nel progetto d'amore. E quindi ecco, mi ritrovo l'invito di Carlo a venire qui a Padre Pio.
è stato proprio, mi ha fatto piacere ritrovarmi, respirare. Ieri aspettavo per confessarmi e io dicevo: Padre Pio, aiuta anche me a realizzare il progetto d'amore che tu hai realizzato a modo tuo, come Dio ha voluto su di te, aiuta anche me a realizzarlo, perché è la cosa più bella. Noi siamo nati per questo. E allora tutta la mia devozione a Padre Pio, cosa che non c'era prima. Eccomi qua. Attraverso lui, attraverso Carlo. Beh, anche Carlo, c'è tutta una storia che tu spesso hai raccontato. Alcuni dei nostri amici conoscono già questo grande miracolo che quando Padre Pio era in vita, tuo papà, ecco, giusto anche per ricordarlo ai nostri amici, tu eri piccolissimo. Sì, avevo 6 anni. Nel 1958 mi ammalai di poliomielite. Dopo 2 mesi di ricovero in un ospedale dissero che non c'era niente da fare per l'arto sinistro, che non sarebbe più cresciuta questa gamba. E mio padre venne a San Giovanni Rotondo, riuscì a parlare con Padre Pio. Padre Pio assicurò le sue preghiere e diede speranza a mio padre. Dopo un mese io mi ripresentai dal medico già sulle mie gambe, quindi una cosa incredibile. Già io avevo iniziato a camminare e a maggio, quindi questo era in gennaio del 59, a maggio nella cartella clinica c'è scritto cammina speditamente, insomma camminava bene già abbastanza. E un anno dopo andavo a scuola, facevo più di 1 chilometro a piedi. E Padre Pio? Padre Pio nel 59, il primo di novembre, andai con mio padre per ringraziarlo e Padre Pio ci disse subito: vai a ringraziare il Signore, non venire a ringraziare me. Però mi mise una mano sul capo e mi disse: ricordati sempre di essere un cristiano perfetto. Questo è quello che mi riferì mio padre, perché poi io non ricordavo questa frase. Ecco, che poi essere un cristiano perfetto, Sua Eccellenza, quando qualcuno si dà l'appellativo io sono devoto di Padre Pio, sono figlio spirituale, alla fine Padre Pio voleva che tutti i suoi devoti, tutti i suoi figli spirituali, perché a volte qualcuno si chiede: ma che cosa devo fare per essere un figlio spirituale, per essere un devoto? Ecco, il Padre Pio rispondeva a qualcuno che alle quelle domande: voglio essere suo figlio spirituale. Il Padre Pio diceva: sì, basta che non mi fai fare brutta figura. Era la risposta di Padre Pio, ma poi significava essere un cristiano perfetto, ecco, andare per quella che è la strada che ci ha dettato Gesù. Certo, centrare il cammino di Cristo nella nostra vita e camminare su quello che Gesù ha insegnato, essere morti al peccato, essere rinati a vita nuova nel battesimo e continuare a vivere con questa certezza, come l'aveva realizzata Padre Pio. Questo è un po' il senso forte. Tutti i santi in qualche maniera si assomigliano, perché in fondo il modello è uno solo, il Cristo. Però ognuno, a modo suo, lo personalizza in qualche maniera. Quindi Padre Pio ha una santità, che dà anche un modello di santità. Altri santi danno un altro modello, però è sempre Cristo il modello a cui bisogna fare riferimento. E poi anche in questo bel mese, come spesso ricordava Padre Pio, ce l'ha ricordato anche il Santo Padre qualche giorno fa, molti spesso non credono nella preghiera, e in particolare non credono nella grande potenza del rosario. Questo è vero, però quelli che hanno avuto un'esperienza anche minima della preghiera, poi si accorge che la preghiera è interessante, perché è entrare come entrare in un altro mondo dove tutto è perfetto e che ci indica le vie da seguire per diventare perfetti. La preghiera ha questo scopo, una preghiera non però soltanto di richiesta di cose, di miracolo, di altro,
ma una preghiera che ci fa santi come vuole Cristo, che noi dobbiamo essere, l'amore verso gli altri, l'attenzione verso gli altri, verso quelli che hanno dei problemi particolari, eccetera. E io ho avuto un'esperienza forte del significato della preghiera, realizzando, cercando di realizzare nella mia diocesi di Urbino, ora sono emerito della diocesi di Urbino, con l'attenzione all'Eucaristia. Ce l'ho avuta sempre questa attenzione per l'Eucaristia, anche perché per motivi miei di lavoro, di insegnamento, no? Però avendo da gestire una diocesi, dare alla diocesi l'Eucaristia e l'adorazione perpetua, quasi come un punto di riferimento preciso, è stato per me una cosa bellissima, stupenda. Io vedo tanta gente che non pensava di poter stare lì un'ora davanti al Santissimo esposto. Dice, ma mi viene da dormire, qualcuno mi pensa. No, dico, dormi, perché se tu addormenti con Gesù in braccio davanti, è la più bella preghiera che ci possa essere. E ho notato come i ragazzi, le persone anziane, i religiosi, i laici, addirittura c'è un esempio bello che ho constatato, una ragazza credente, religiosa, che aveva un ragazzo che non lo era. Lei però faceva l'adorazione perpetua, il ragazzo le stava sempre dietro, e durante l'adorazione perpetua di questa ragazza lui stava lì in chiesa seduto. Dopo un po' anche lui si è messo a fare l'adorazione perpetua. È stato un vero miracolo. E poi in Urbino, che è un paese un po' particolare, perché è molto, la gente sta, non fa gruppo, insomma, no? Ci sono le periferie, poi è difficile arrivarci, tutti gli altri, bassa alte, eccetera. E durante l'inverno soprattutto, questa adorazione perpetua eucaristica notte e giorno è stata sempre mantenuta da quando è stata iniziata, e l'inizio fu con il congresso eucaristico diocesano, che non si faceva più da 50 anni. Facemmo questo congresso, è riuscito moltissimo, coinvolgemmo tutta la gente, vennero tutti i vescovi delle Marche a fare delle catechesi, e quello fu il frutto più bello, quello unitamente alla devozione alla Madonna. Poi Carlo è stato il mio braccio forte, mi ha preso per le orecchie, no? Vado e tornerò. Facevo, gli firmavo quando parlavo di questi gruppi di preghiera per Padre Pio, io dovevo firmare, no? E io lo facevo, sì, però mi sembrava una cosa un po', dico, ma vediamo un po', forse era una cosa proprio di Carlo. Invece poi ho visto che, finito il mio mandato di vescovo, ho visto che Carlo ha lavorato bene, lavora bene, Padre Pio, lui è uno strumento di Padre Pio. Ammesso e non concesso. Poi se sia, non consenti. Ma no, sarà uno strumento non proprio splendido. Però, insomma, certamente non con le ecco, e adesso sono contento, anche mi ha invitato ad andare a fare il gruppo, gli incontri di preghiere, di direttore preghiera, spirituale, direttore spirituale del gruppo, avendo meno compiti a livello diocesano, io vado volentieri e lui mi accoglie volentieri, anche se zoppica un po', e ne traggo anch'io molto, molto, molto profitto spirituale. Noi facciamo una piccolissima pausa, poi torniamo nuovamente insieme per ancora ascoltare, dobbiamo ascoltare Sor Josephine. Sì.
e la sua grande devozione verso San Pio da Pietrelcina e poi ancora chiacchierare insieme. Voi restate con noi.